Che dici Borgonovo? Ha fatto bene la Lombardia a chiedere il lockdown rapidamente, a chiedere pardon? No, per carità, il coprifuoco, non il lockdown, 23:05 del mattino. Mi aspetto che a questo punto siano aiutati tutta una serie di ristoratori di esercizi commerciali che prenderanno una mazzata pazzesca da questa chiusura. Non so che impatto possa avere un coprifuoco di questo tipo sulla diffusione del virus, quando poi uno sale sui treni regionali, Quello che sugli diceva il professor autobus. Le Foche. Su un'altra, cioè, voglio dire, non è che ci voleva un genio, no, rivolgersi ai privati. Ci sono circa 20.000 bus turistici, forse qualcuno in più, che sono fermi perché non possono Infatti, una delle fare le cose che a noi ci coprifide. sfugge in questo momento, devo dire, da giornalisti, da osservatori, è la scomparsa del buonsenso, perché in alcune occasioni davvero basterebbe un po' di buonsenso. È pieno di autobus privati fermi, ma perché non si fanno delle convenzioni con i trasporti pubblici e non li Poi si, cioè, non li si sicuramente ci usano? sarà anche quello che non mette, a cui cala la mascherina e tutto quanto. Io vedo un sacco di gente a Milano che la mascherina la tiene, che si comporta bene e mi pare che sia la maggioranza della popolazione. Poi mi è capitato di prendere un treno regionale dove si sta tutti ammassati, dove puntualmente sale il ragazzino, il rider con la bicicletta e le cose senza mascherina. Basta che ci sia un super diffusore, no? Come diceva anche il biologo Bucci l'altro giorno, su un vagone di un treno regionale e ha fatto il La disastro. frettata è Questo fatta, è è il così. punto. Poi probabilmente anche a livello organizzativo, cioè seguire le persone che sono a casa, che manifestano i sintomi, evitare che Ora ci vadano. arriviamo, perché una delle